come sempre, manca quel pizzico di pep, diciamo, in più che poteva avere l'anno scorso, quando comunque valeva veramente direttamente tra le due il titolo. Se non sbaglio, anche il classico di andata veniva dopo una sosta per nazionali, quindi Sì. comunque i temi sono stati più o meno simili. L'once del gala è salvo, dispiace per il grave infortunio che ha subito Mattie, che quasi certamente gli Fine avrà della fatto stagione. concludere la stagione e salterà l'Europeo. Senti, No, va bene. senti Vai, Max, tu. Sergio, invece per quanto riguarda appunto la partita, cioè, giustamente Andrea ci ricordava questo grave infortunio, si è rotto il menisco Jérémy Mathieu. Per quanto riguarda sempre sabato, qual è la tua più grande preoccupazione? Quella che ha lanciato prima e Alberto ci ricordava, non Andrea Siniesta, Iniesta. cioè una deconcentrazione? Pensare più a martedì? Allora, secondo me no, perché questi giocatori qui hanno veramente le palle, nel senso hanno dimostrato di essere sempre pronti, di essere sempre presenti quando sono stati chiamati in causa, e questi migliorano ogni volta, mi pare. A me dispiace per Mathieu, perché poverino, 5 mesi, sembra, domani verrà operato dal dottor Prun e sembra che sia fermo 5 mesi. Adesso Sì. faccio la battuta, così ridete un po', il mio grande sogno è Douglas titolare. No, scherzo. No. È una cosa La doveva fare impossibile. Sergio, ragazzi, la doveva fare, su. Douglas, brava Douglas, Iniesta. Douglas. No, Titolarissimo quella. era una battuta per ridere un pochino Certo. in queste serate tristi di sconfitte e di quello che avevamo parlato prima di Col. No, io li vedo molto bene. Tu dicevi i sudamericani che rientrano. Io non vedo grandi problemi, nel senso, sì, probabilmente avranno un pochino questo fuso orario che non li aiuterà, però non è la prima volta che lo fanno, Sì, ma solamente sono nel mare, abituati. Sono abituati, esatto, solamente se pensi che nel mare era andato a fare il compleanno della sorella, sì. Sì, infatti. quindi Così che. non è quello il problema. La forza nostra del Barça, boh, ma tanto è una cosa che mi ripeto e che lo sapete anche già, è la forza mentale di questo Luis Enrique, che secondo me metterà la squadra più forte mentalmente al momento. Cioè, Bello. quelli che sentono veramente la voglia di vincere, sia sabato, sia martedì, quando sarai giù te, Sì. che metterà in campo veramente il clou della situazione. Il clou della situazione. Iniesta dice in quel senso sul derby, Sì? dice inoltre dice dell'omaggio ufficiale del club, dice non ci sarebbe, dice, miglior tributo, dice, per Cruyff che vincere il derby. Esattamente, esattamente. Esatto. Sì. Ieri, sempre nel film, si diceva che il Barça aveva negli anni passati, boh, negli anni passati passati, sempre questo vittimismo. Sì, Noi non vero. dobbiamo più partire col vittimismo. Noi siamo la squadra più forte del mondo Esatto. e dobbiamo dimostrare di essere la squadra più forte del mondo, perché nessuno ci aiuterà. Noi dobbiamo fare quello che siamo capaci di fare, cioè Esattamente. giocare al calcio. Sono pienamente d'accordo con Sergio. Ultima cosa, poi vi ricordo sui social network, dai prossimi giorni troverete le statistiche di Andrea Fabiani, no Andrea, su questa partita.
giusto? Sì, domani. Bravo, bravo. Dai. Noi li aspettiamo per un continuo coso che sappiamo io e Andrea, insomma. Ecco. Lista del calcio. Esattamente. Ultima cosa e poi dobbiamo chiudere. Francesco, su quello che dice Sergio, che secondo me ha azzeccato come è suo solito, dove sarà? Quale è secondo te l'once che andrà in campo sulla falsariga che diceva Sergio, cioè che Lucio prevede di mettere le persone che hanno sono mentalmente più preparate? Perché comunque nel Barcellona sono tutti mentalmente preparati. No, no. Io penso che lui vai, scusa. Io penso che Lucio, in vista di una partita così importante, anche soprattutto per il solo fatto di doverlo vincere il classico, perché per me non si gioca il classico ma si vince, sì. Metterà il miglior 11 possibile, cioè valuterà un po' le condizioni, ma sa anche soprattutto il materiale umano che ha a disposizione, sa che può contare su un gruppo che si è abituato a gestire impegni nazionali e traversate transoceaniche a brevi distanze, soprattutto sotto degli impegni così importanti, e soprattutto sa anche che se la testa sta bene anche le gambe ci sono automaticamente, quindi farà una serie di valutazioni e poi credo che non si lascerà intimorire dal fatto degli impegni ravvicinati, mettendo la miglior formazione possibile. Va bene ragazzi, abbiamo i tempi stretti, grazie di essere stati con noi, ci sentiamo per la settimana prossima, ci sentiamo sui social network, ovviamente un buon viaggio a Andrea Fabiani e a Sergio Leonetti, li vedremo nelle foto che posteranno, sarete lì con gli occhi e con la voce, noi saremo davanti nelle nostre pegne, nelle nostre sedi, qui a Roma prevediamo un grande pienone di italiani, catalani, spagnoli, sudamericani, insomma, quindi siamo con voi ragazzi, Grazie mille. Bene, un abbraccio, grazie, salutiamo anche Francesco, ok? Ciao, un grande abbraccio a tutti. Ragazzi, ciao, grazie a tutti voi, un abbraccio. Un abbraccio forte, ciao, sentiamo nei prossimi giorni. Ciao a tutte e tre, arrivederci. Veloce, vai. Beh, buon viaggio sia a te, sia a Alberto che andate. Ah, sì. Ah, grazie, noi, grazie. Noi torniamo e vi lasciamo il posto, eh? Eh sì, certo, lasciateci di caldo il posto. Va bene. Ciao ancora, ragazzi, buonanotte, ci sentiamo buonanotte. Nei prossimi giorni, ciao, un abbraccio, buonanotte. Ciao Francesco, ciao Francesco, ciao. Bene, di corsa, Alberto, c'hai una cosa lì che dovevi dire? No, ce l'avevo detto. Ci andiamo a sentire il Dream Team che racconta di Johan Cruyff, Baguero, Zubizarreta, Koeman e poi l'ultimo collegamento veloce con Joaquin e poi rientriamo subito dopo. Per me ha sido el mejor entrenador que yo tuvo como futbolista. Conocí a Johan en Holanda en Ajax un año, después me fichó por el Barcelona porque un entrenador que ha jugado en el máximo nivel, que ha sido uno de los mejores del mundo, o puede ser el mejor jugador del mundo, habla en detalle, habla no en general. Y en detalle quiere decir experiencia que él tiene en fútbol, te puede dar. Y si eres capaz de aceptar y de jugar y de demostrar, llegas a un nivel más alto todavía. Y aparte de ser entrenador, para nosotros también ha sido un persona, él, Dani y su familia, que nos han ayudado muchísimo desde el principio en Barcelona. Y entonces para mí ha sido lo mejor. Fenómeno. De verdad que para mí Mister siempre será amigo, siempre será un padre futbolísticamente, siempre será un amigo, siempre será uno que se preocupó, siempre se interesó por mi familia, siempre quería
trabajar conmigo para que sea mejor del mundo, no puedo pedir más de Mister. O sea, era una referencia que era única, ¿no? No hay jugadores como Johan Cruyff, no hay muchos como esos en la historia, ¿no? Y desde ese punto de vista, sí, sabíamos que jugaba de una forma más arriesgada y esas cosas, pero tampoco teníamos una información. La que sí parecía era que era alguien que traía fútbol al equipo, que traía una forma de ver propia el fútbol y que, bueno, pues después de esos dos años tan complicados, bueno, tener la oportunidad de volver a centrarte en el fútbol, ¿no? Bueno, la primera sensación siempre es que estás delante de, vamos a decir, alguien, sabes que es, por decir algo, una leyenda o un personaje, por decir algo, ¿no? Y las primeras sensaciones, pues bueno, ya se veía rápido que, especialmente con nosotros, yo venía de la Real, te estaba diciendo que éramos un equipo muy fuerte físicamente, muy directo, y realmente pues el cambio de entrenamiento fue brutal, porque aquí empezamos a entrenar desde el primer día con balón, prácticamente se buscaba otro tipo de más el tema de correr de una manera inteligente, de correr mucho. Somos el tumor, Piqué. Somos el tumor de Piqué. Piqué gol. Piqué gol. Madre de Piqué. Daniel, ves tú que podéis de Suárez a Suárez, Vigne, Suárez, 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 Suárez. Suárez chuta para o gol e o gol. Messi takes the free kick. He shoots. He scores. Goal! Lionel Messi! Vai lá, vai rolar de pela ponta esquerda. Vai caminhando com a bola. Vai caminhando com a bola. Vai lá, dois, bateu, olha o gol. Goal! Ronaldinho! And Iniesta passes it to Busquets. And he gets it back. And he dribbles. And he dribbles. And he passes it to Neymar. To Neymar. He shoots. And he scores. Goal! يلعب إلى أبيدال وأبيدال إلى شافي أوه يا شافي ما هذا هري 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 أنري جول جول أنري جول 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 شافي شافي ساكا لا فالتا فجول فجول رمضة لا كاب إي جول 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 بارسا بارسا Bene, 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 avete sentito, questi erano i gol insomma storici degli ultimi tempi del Barça, urlati da bambini barcelonisti di tutte le nazionalità. Purtroppo Joaquín non può essere con noi, che aveva un impegno personale e non poteva, mi ha detto che non poteva stare, insomma, comunque ci saluta e lo ascolteremo sicuramente la settimana prossima e lo incontreremo poi il martedì 5 a Barcellona. Ok, ci vediamo lì, Joaquín. Esattamente, contro l'Atletico Madrid, ma quella è un'altra storia. Senti, ci hanno scritto sui social network che Francesca dice: preferisco la statua accanto a Kubala, per il momento sono i nostri due iconi universali, certo, perché noi dobbiamo pensare che c'è un'icona che tra 10 anni, speriamo, Leo Messi, appunto, che esattamente facciamo? Ecco, poi che facciamo? Facciamolo anche questo è un vabbè, po' sì, problema, sì, eh? Sì, quello sì, sì. Ecco, quindi è importante, vabbè, in certi stadi, ad esempio in Argentina, mettevano inoltre il nome allo stadio agli spalti. Sì, pure. Io ripeto, io poi affronteremo così che ne so, se può fare pure quello. Con più, perché hanno detto bene sia Sergio che, sì, che, sì, che Andrea, dobbiamo uscire anche da questa emotività abbiamo, da questo, esatto. Io ripeto la mia, io voglio che ci sia una partecipazione democratica, che questo popolo barcellonista possa decidere. Poi vedremo poi come fare per il resto. Intanto partiamo da questo. Senti Alberto, ricordiamo che ieri l'Uruguay ha battuto il Perù 1-0, che l'Argentina, l'ho detto all'inizio della missione, su una grandissima partita che ha fatto Leo, ha vinto 2-0 contro Bolivia, con un gol di Leo al 30° della prima parte su calcio di rigore, ma ha fatto una partita a dir poco spettacolare. Noi avevamo visto la partita col Cile, sì, dove anche lì ha permesso di fare due gol, insomma...
Leo, sì, Leo, quella è stata tosta, perché esatto, il Cile è una squadra forte. Esattamente, noi speriamo che Leo sia in grandissima forma anche sabato. Sì, penso che sì. Anche io lo penso. Ultima cosa.